E come ogni mattina mi sveglio e la situazione della mia camera è questa. Oggi è anche peggio perché Denisuccio aveva dormito qui. Oggi comincio dalla scrivania. Questo cassetto devo assolutamente risistemarlo perché così non mi piace. Ovviamente tutte le scatole le butto. Al momento i pennellini li metto qui, ma dopo li lavo. Questo è in assoluto il cassetto più disastroso che non ha senso e che sistemeremo prestissimo. Allora, tutte le cose che stanno su questo letto le sposto in quelle. E poi questa è la borsa che ho utilizzato ieri, quanto è carina. E poi vado a chiudere questo letto. Svuotiamo la borsetta dove ho comprato delle cose nuove da Kiko da provare con voi. Metto lo scontrino. Poi avevo messo le mollettine e alcuni prodotti per un retouch. I miei foglietti per la pelle grassa che li porto sempre. Poi vabbè, le mie pillole. E la rimettiamo nella sua pochette. Questo è il top che avevo ieri che mi avete chiesto di dove è di Pull & Bear. Il ferro dove stanno le altre piastre. E le ag vanno nella scarpiera che in realtà dovrei risistemare. Infatti questi li voglio mettere vicini. E io nel frattempo sto anche preparando il pranzo. Oddio. Se giustamente vi chiederete, ma che ci fai con tutti questi pupazzi? Il mio fidanzato me li regala sempre. Questo me l'ha regalato a Barcellona all'acquario. Questo me l'ha regalato a Monkey Park a Tenerife. Questo me l'ha regalato per San Valentino. E questo me l'ha regalato perché l'ha vinto alle macchinette quelle dei pupazzi. E quindi me l'ha regalato. E sinceramente mi dispiace buttarli, quindi li metto sul letto. Cassetto schifoso. Alla fine ho lavato anche tutti i pennelli. Ho cominciato a scrivere anche la mia agenda. Queste sono tutte le lettere che mi lascia il mio fidanzato quando dorme qui. Ed anche oggi la mia camera sembra essere sistemata.